citare una provocazione del curatore della mostra, Paolo Marzano, che ha detto: che cosa ci sta chiedendo questo castello? Poi ve lo dico, ma questo è un altro discorso. Invece introdurrei adesso, c'è stato un piccolo problema oggi con la presenza del professor Gigli, che non è voluto essere qui a causa di un'importante riunione al CNR, ma ha detto che forse riuscirà a passare. Però non ci ha lasciato orfani della sua presenza, ma ha mandato l'ingegnere Alessandro Cannavale dell'Istituto di Nanotecnologia, Arte e Architettura Sostenibile, sarà il suo intervento, e che quindi si accomodi qui, ingegnere. Buonasera. Buonasera. E ci parlerà appunto della disponibilità delle nanotecnologie verso questa operazione artistica che stiamo facendo. Introduco soltanto un momento la questione del perché c'è l'Istituto di Nanotecnologie qui. Che cosa significa? Significa semplicemente questo, che adesso voi vedrete una videoinstallazione interattiva sull'acqua realizzata dagli studenti del Master del NABA, di cui è direttore il professor Paolo Azzoli, ma l'anno prossimo vedrete una videoinstallazione interattiva che utilizzerà gli OLED prodotti dal laboratorio di nanotecnologia dell'Università del Salento, perché c'è già una relazione che è partita, anche quella in pieno principio d'armonia, cioè semplicemente io ho fatto incontrare il professor Paolo Azzoli con il professor Gigli e si sono piaciuti subito, e non intendo in un senso che può essere mal frainteso, ma si sono piaciuti nel senso che hanno condiviso idee e progetti, e soprattutto è piaciuto all'uno quello che faceva l'altro. Quindi prego. Buonasera. L'idea fondante di questo, spero, breve intervento è quella di mostrare come vi siano diversi punti di contatto possibili, e mi si passa il termine, anche possibilità di contaminazioni tra il mondo della ricerca scientifica, in questo caso i risultati offerti dalle nanotecnologie, e il mondo della produzione artistica, in particolare dell'arte e dell'architettura. La citazione che ho riportato in alto del professor Harold Kroto, scopritore insieme a Richard Smalley della gamma di materiali, la famiglia dei materiali detta dei fullereni negli anni '80, che è stato uno dei punti di partenza delle nanotecnologie più recenti, mi permette subito di sottolineare che quando si parla di nanotecnologie la cifra sottostante e dominante è quella di un approccio di tipo sostenibile, ossia la gran parte delle ricerche in corso in tutti i laboratori di nanotecnologie del mondo mira ad utilizzare i risultati e le disponibilità, le potenzialità offerte dalle nanotecnologie per tradurre i risultati scientifici ottenuti in termini di sviluppo sostenibile, quindi, come vedremo, di risparmio energetico, di risparmio di risorse e quant'altro. Quindi il grafico mira appunto a evidenziare questo aspetto dello sviluppo sostenibile che sottostà a questo incontro tra le nanotecnologie, il patrimonio culturale, quindi anche il mondo della produzione artistica, e poi l'interessante aspetto della bioispirazione e della biomimetica. La biomimetica è una branca che si è molto diffusa negli ultimi anni, in particolare negli ultimi 20 anni, proprio parallelamente allo sviluppo di strumenti di caratterizzazione messi a disposizione dalle nanotecnologie. Parlo in particolare delle nuove frontiere della microscopia, i microscopi a forza atomica, i SEM e gli altri strumenti messi a disposizione dalle nanotecnologie, che permettono di svelare un po' i segreti di fenomeni naturali di cui si pensava di sapere tutto, e invece le nanotecnologie stanno permettendo di conoscerli sempre più a fondo, in quanto la natura insegna, anche sotto il profilo della sostenibilità, come in realtà si possa sempre ottimizzare i materiali utilizzati e ottimizzare anche i rendimenti di tutti i processi. La natura in questo è sicuramente maestra. E riporterò una serie di esempi di come la biomimetica si metta al servizio della ricerca scientifica e quindi delle nanotecnologie, e di come poi da questi esempi partano una serie di ricerche scientifiche tuttora in corso in vari laboratori. È il caso per esempio dell'effetto loro, ormai abbastanza
sicurezza, che ha appunto la proprietà di repellere i liquidi che entrano in contatto con le sue foglie e quindi anche di allontanare facilmente lo sporco dalla sua superficie, presenta in realtà una superficie osservabile attraverso gli strumenti oggi messi a disposizione dalla microscopia, che favorisce con una topografia superficiale strutturata sulla micro nanoscala, una chimica particolarmente repellente di superficie, favorisce appunto un funzionamento di tipo self-cleaning, cioè autopulente. E tuttora sono molteplici gli studi e le ricerche condotte per ottenere vetri autopulenti, ad esempio, da impiegare nei nostri edifici, o superfici autopulenti per arredi per arredi da esterno, per arredi utilizzati in imbarcazione e quant'altro. Altri due esempi significativi di biomimetica che si traduce in ricerca scientifica sono l'effetto occhio di falena e la tela del ragno. Ne parlo brevemente. L'occhio di falena ha la proprietà di annullare l'aliquota di luce riflessa che incide sul suo occhio. Questo significa che quasi il 100% della radiazione che vi incide passa attraverso e quindi viene ottimizzata la luce disponibile. Come avviene questo fenomeno? In questo caso siamo di fronte a un vero e proprio capolavoro della natura, in quanto abbiamo delle nanoproduzioni, questi sono 150 nanometri, di forma perfetta, allineati sul piano, quindi una disposizione bidimensionale, che permettono di avere un gradiente di indice di rifrazione tra l'aria e il substrato. Questo permette, quindi impiegando le migliori leggi dell'ottica a nostra disposizione oggi, di appunto annullare la luce eccessivamente, chiaramente nei limiti delle dimensioni dell'insetto. Si è scoperto che la tela del ragno in realtà presenta dei rinforzi e fibro rinforzata attraverso li chiamano beta sheets, sono dei fogli beta, sono dei fogli che costituiscono dei nano rinforzi, delle nanofibre, che permettono a questi filamenti di avere un comportamento spiccatamente anisotropo e quindi capacità di deformazione assolutamente elevate e di resistenza assolutamente elevate. Si è stimato che per il range di sforzi e deformazioni nei quali opera è addirittura 5 volte più resistente di un qualsiasi acciaio che abbia quelle dimensioni che noi realizziamo. Altri due esempi rapidissimi. Le ali della farfalla, si è scoperto abbastanza di recente che non presentano colorazioni dovute a pigmentazione, e forse è per questo che durano tanto di più rispetto a qualsiasi altro tipo di colore artificiale che si possa realizzare, ma al contrario sono strutturate con maglie sovrapposte particolarmente porose che determinano dei fenomeni di interferenza con la luce che incide. In sostanza il colore è di natura ottica e fisica e non un colore di tipo chimico, non un pigmento. Noi vediamo praticamente l'unica porzione di spettro che incide, viene riflessa, e quindi il colore che vediamo è un colore di tipo assolutamente fisico. Un altro esempio strabiliante che ha dato il là alla ricerca sui nanoadesivi, anche questa tuttora in svolgimento, in corso, è la zampa del geco, che si è scoperto proprio attraverso gli strumenti oggi a disposizione, che è gestita da milioni di piccoli peli di cheratina, dette spatule, del diametro di circa 200 nanometri questa volta, che istituiscono, creano con le superfici con cui la zampa entra a contatto dei deboli legami di Van der Waals, molto deboli ma anche molto provvisori, che permette all'animale di spostarsi rapidissimamente, e tuttavia questi deboli legami moltiplicati per il numero dei peli presenti sulla zampa permette di creare delle forze dell'ordine del chilo per centimetro quadro, e questo ci spiega perché questi animali sono capaci di stare su un soffitto anche attaccati ad una sola zampa.